Queste mioshi. Io devo andare. Mioshi Station. Questo è il rapido che mi porterà a Hiroshima. Naoma ha fatto una sorpresa. Mi accompagna fino a Hiroshima. Pazzesco, non lo sapevo. Hakata vuol dire che siamo arrivati a Fukuoka. Questo è Fukuoka. E devo scendere. Adesso andiamo a cercare l'airport line, che è una metropolitana che porta in un'altra stazione. Biglietto da metropolitana. Questo è la metropolitana. Adesso devo cercare Nashitetsu Tenjin. Eccolo qua, labirinto. Queste non sono lente, ma la mia borsa su questo pavimento. Guardate che figata, tutte le indicazioni in giapponese, quello proprio che a me piace. Vabbè, non ci fermeremo davanti a queste cose. Ok, ho beccato anche questo treno e secondo programma me ne manca solo uno, no, due ancora da fare il treno. Vi consiglio, per chi dovesse viaggiare, di prendere come oro colato i riferimenti orari su Google, come ho fatto io. Questo è arrivato di punta, adesso girano tutte le sedie, perché lo prendiamo il vagone a contare. Volevo farvi notare quanto sia affollato questo treno. Madonna, sono proprio finito in culo ai lupi.
Ma sta anche piovendo, porca troia. Dico troia perché mi sembra meno offensivo, meno volgare. Che ridere. Ho pensato al massimo mi prendo un taxi se piove, ma qua non esistono i taxi, sono in aperta campagna. Per fortuna ho il mio bellissimo ombrellino rosa e andrò a piedi. Come si apre questo ombrello? Ecco. Il Timascio. Allora io devo beccare la strada 23. Oh, anche il vento, cioè, c'è il vento perché c'è un tifone vicino. Beh, per farvela breve, visto che è palese, ho comprato questo camper che era il mio sogno ormai da tanto tempo. Notare che in Italia io ero un camperista, sempre piaciuto. Qua il discorso del camper è molto molto più complesso perché qua ce ne sono pochissimi e quei pochi che ci sono costano una marea. Per oggettivi motivi non vi dirò il prezzo, non chiedetemi il prezzo perché proprio non ho voglia di parlarne. E quello lì è il mio camper. Pochissimo. Arrivo e se mi sparo 400-500 km per tornare. Bello. Oh, mi sono fermato a mangiare perché dopo tutto lo stress che ho ricevuto potevo rischiare di perdere qualche grammo. Due telecamere. Molto alto, è 3,11 m. Faccio vedere un po' dentro com'è. Allora, questa è la videocamera dietro. Questo qua, anche questa è la videocamera dietro, però è in più è televisione e anche GPS e navigatore, pardon. Questo è il mio GPS per la polizia, questi sono i documenti, malloppone, qua c'è già il mio casino, da bravo giapponese prima di andare, qua c'è il mio macello, prima di andare nella parte abitabile mi tolgo le scarpe, è sporco. Allora, qua c'è la cucina, molto graziosa, piccolina, esattamente quello che mi serviva, cioè noi di fatto mangiando fuori non ci serve mai. Qua c'è il matrimoniale, qua ci sono le cinture, ecco, per me era basilare comprare il camper già col piantone e le cinture per i bambini. E anche questo qua diventa un matrimoniale ma non lo useremo mai. Armadio, stufa. Questo invece è diventa un letto e anche qua sopra questo si abbassa, fa così e diventa un altro letto. Adesso non si vede, il materasso è di là, comunque c'è, e diventa un letto castello sostanzialmente per i bambini. Molto bello questa soluzione. Poi c'è il bagno, spazioso, suo bagno, la finestra, la doccia, con il sanitario che si sposta per fare la doccia. Qua c'è uno sportellino, metterò un po' di accessori.
Hiroshima, centro revisioni, oggi è il 16 ottobre del 2013, sono tornato stanotte con il camper, ecco qua, questo qua è il camper che ha viaggiato per parecchie ore. Devo dire che ho i pregi e i difetti, sono contento, però ci sono alcune cose che non vanno. E adesso siamo venuti qua con mia moglie, che gentilmente mi sta aiutando, stranamente molto aiutando, senza essere particolarmente incazzata, perché io ho le targhe qua sono personali, io questa qua non è la mia targa, quindi devo cambiare le mie targhe, soltanto che se lo faccio fare al concessionario mi costa un capitale, se me lo faccio per i fatti miei costa un 10% di quanto mi chiedono, quindi me lo faccio io. Di fatto si tratta semplicemente di documenti e dovete capire che tutto ciò che è complesso o comunque nonostante tutto sia fattibile in Italia, qua è veramente una sciocchezza farlo, è tutto facilissimo. Allora, per comprare qualunque veicolo in Giappone bisogna avere il posto auto, senza posto auto uno non si può comprare niente. Allora, io ho il posto auto utilizzato, questo qua è il mio documento che attesta il mio timbro, ok, io ho questo timbro, ce ne ho tre, questo qua grosso per le cose importanti, quello piccolo per le cose stupide e quello medio per la banca. Poi questo qua, vabbè, il documento del concessionario, questi sono i documenti del parcheggio. E loro, è una pratica che tu fai in polizia, vai lì, porti i documenti del tuo parcheggio, lo disegni, loro vengono a verificare, proprio fisicamente vengono sul posto. E in realtà mi è stato fatto un mezzo favore e alla fine sono riuscito a ottenerli ugualmente, perché io teoricamente il parcheggio deve essere vicino a casa, io invece ho fatto il parcheggio in ufficio dicendo che questa era la macchina aziendale. Mia moglie sta facendo completamente tutto. In realtà ogni parte di documento viene svolta a uno sportello diverso e qua c'è proprio la mappa da seguire, prima vai allo sportello 1 e ti danno i documenti, fai i documenti, poi vai al 15, poi al 12, poi all'11 e sono questi qua i contesti, vedete che ci sono sopra, quello è l'11, l'altro è il 12, ogni sportello fa dei documenti, pezzo del mestiere. Questo, secondo la mia esperienza, posso fare così, io che nella mia vita ho rubato tante macchine, so che si può fare così. No, lo sai cosa dovevo fare? Dovevo esercitarmi con la macchina di quello di fianco, così non rovinavo il cazzo. Sono arrivate le nuove targhe, 79 e 69. Amore, riprendimi che installerò le nuove targhe sul campo. Ecco fatto. Il camper adesso è definitivamente mio.